mi do un secondo. Vedete? Ah, vedete? È che lo spettacolo sia così. Poi ragazzi lì. Allora, è successo una. Buongiorno, intanto perdonatemi in ritardo, sono. Mettetevi pure comodi, tranquilli. Voi ragazzi riuscite a prendere una tele. Via, dai, fate e poi andate ragazzi. Grazie mille. C'è la Meloni al castello, vedete? No. Ringraziamo i giornalisti per il lavoro, però giustamente. Vai. Ah, quindi noi vi teniamo ma a sedere. Non però su di lei, perché non pare elegantissimo. Bene, allora, intanto buongiorno a tutti, grazie di cuore per aver accolto questo invito a. Facciamo un brindisi, alla faccia del brindisi, spero che abbiamo almeno. Stati buoni. Ha detto la Decesa che stai sereno e quindi va bene. Io sono molto combattuto in queste ore. Perché da un lato c'è un desiderio enorme di dirvi grazie, perché stavolta abbiamo davvero, per la prima volta dopo tanti anni, la possibilità di tornare a incarnare il futuro. Poi vi dico perché, ma questa è una cosa che non avevamo avuto negli ultimi anni. È la prima volta in cui abbiamo davvero la possibilità di rappresentare e di scrivere il futuro del nostro paese. Dall'altro lato, vivo momenti di grande difficoltà personale, perché naturalmente la vittoria del centrodestra è una vittoria schiacciante e io poi vi dirò perché. C'è un'unica, grande, gigantesca, drammatica responsabilità, che è la responsabilità di questo Partito Democratico e del segretario del PD che è la sbagliata. E però io non ne voglio parlare, perché ormai il PD è il passato, purtroppo per chi come me viene di lì. Ma dall'altro vivo anche una amarezza profonda, perché sono stato una settimana in Giappone, quasi una settimana in Giappone, sono partito il giorno delle elezioni, sono tornato stanotte a Malpensa e ho incontrato molti ex colleghi, cioè persone che ora sono primi ministri o che erano primi ministri quando c'ero anch'io, perché c'era un funerale molto toccante, anche molto contestato, il funerale di Abe Shinzo, il primo ministro giapponese, vi ricordate, è stato ucciso circa 3 mesi fa, è stata fatta la cerimonia di Stato, c'erano moltissimi primi ministri da tutto il mondo, c'era il primo ministro indiano, c'era il primo ministro australiano, soprattutto nella parte asiatica, poi c'era la Kamala, c'erano diverse persone, e poi c'erano molti con cui io avevo lavorato, ai miei principi si è chiacchierato, abbiamo fatto dei bilaterali, abbiamo preso il primo ministro del Giappone. Abbiamo parlato della situazione internazionale, che è complicatissima, molto più di quello che appare. Dunque, dentro di me c'è da un lato la soddisfazione e la gioia di poter dire che bello, si riparte. Oggi si è affermato, abbiamo fatto un errore, scusate che tanto, si è fatto a prendere un caffè nel centro di Milano. Oh, sembrava di essere, ho capito perché si è preso un 35% lì, perché cioè, se sembrava di essere nei vecchi tempi, tutta la gente si fermava. No, è meglio vostro, bisogna fargli un po' più largo, nel centro di Milano bisogna allargarlo, però verso 20 minuti a parlare dei prossimi emendamenti alla legge di bilancio, però beh, segno positivo. E tuttavia questa gioia grande che c'è si fa a pugni con il fatto che questo governo, che noi all'estero abbiamo difeso, cioè io la prima intervista che ho fatto l'ho fatta alla CNN, ho detto la Meloni non è fascista. Io non credo alla vostra narrazione. Mi hanno domandato, no, ma i valori... Preoccupatevi della Corte Costituzionale americana sui valori, perché io non voglio che il mio paese sia attaccato da una narrazione sbagliata. Quindi noi abbiamo detto, però sappiamo anche che il giudizio che noi davamo di lei è sempre quello. Cioè, secondo noi, quella maggioranza non è in grado di governare il paese. E guardate che temo che nelle prossime settimane e mesi questo verrà fuori. Allora, abbiamo questo guazzabuglio di sensazioni. Accanto a questo c'è un elemento umano, che è il dispiacere per alcuni di noi che non ce l'hanno fatta per un soffio. E io vorrei che il primo applauso di oggi, in questo momento, non solo per l'Italia, ma il primo posto per l'Italia. Sapendo che per come concepiamo la politica noi, amici cari, quando una cosa non va, non è
una sosta, non è una caduta, è soltanto un momento in cui si prende la rincorsa, e quindi la pagina più bella sarà scritta nel prossimo mese, nel prossimo anno, anche nel secondo mese. E non soltanto Lisa, ci sono altri amici che non ce l'hanno fatta. Allora, dico tre cose rapidissime per i giornalisti e poi così possiamo chiacchierare di politica a 360 gradi. La prima, sulle regionali, così che ce la leviamo, i giornalisti sono contenti, giustamente fanno il loro lavoro. Io credo che questa discussione interna che hanno, cioè, in parte insieme agli scopi di centrodestra che vince le elezioni, il presidente della regione litiga con la vicepresidente della regione. Fantastico, è la regione più importante del paese, bellissimo. Se il buongiorno si vede dal mattino, ragazzi, saranno mesi complicati per la tenuta di quella coalizione. Noi, e quando dico noi non dico io, dico noi vuol dire Azione, Italia Viva, ne ho parlato anche stamattina con Carlo Calenda, anzi vorrei che arrivasse il secondo applauso per quello di Luisa per Carlo. Perché abbiamo fatto un bellissimo lavoro insieme. Noi insieme agli iscritti di Azione, di Italia Viva e a tutti quelli che vogliono stare dentro questa partita in Lombardia, decideremo insieme dopo che sarà chiaro se questo giochino, state, se questo giochino interno alla destra è un giochino, una manfrina, o è una discussione vera e seria. Quindi primo punto sulle regionali, c'è un mese perché facciano il governo, io credo che troveranno un'intesa, però in ogni caso noi decideremo insieme a Calenda, Azione, a Italia Viva, tutti insieme, quindi oggi no news su questo, primo punto. Secondo punto, a proposito di Carlo, oh ragazzi, siamo riusciti a litigare, è incredibile, neanche i principali bookmakers inglesi davano 2-1 la litigata entro le prime 72 ore, e invece li abbiamo fregati. Al di là delle battute, io avverto e lui avverte la responsabilità di non sciupare e di non rompere lo scontrino. Speranza collettiva che è più grande di me, che è più grande di lui e che è più grande di noi, e questa speranza collettiva dobbiamo coltivarla insieme, quindi non litigheremo, ci vediamo già dalla settimana prossima, studiamo le formule migliori perché nel 2024 Milano sia il modello per il New Europe, perché anche al sud ci siano i risultati che abbiamo visto a Milano, e guardate che noi abbiamo la possibilità di farlo. E dobbiamo dire ai ragazzi del sud, ci scommettiamo insieme a voi, perché quando questa lista prende più voti del giorno di tutte le altre, significa che dobbiamo andare nel mezzogiorno e dire ai ragazzi del sud, credi anche tu in un paese che scommetta sul lavoro e non sul sussidio, che scommetta sul talento e non sulla raccomandazione, che scommetta sulle start-up e non sulla di cittadinanza, che scommetta sulla bellezza e non sul voto clientelare del 5 Stelle di Conte. Abbiamo un anno e mezzo di tempo per lavorare, lo faremo insieme a Carlo. Terzo e ultimo punto, dicevo, del PD, e poi passiamo a parlare delle questioni serie. Cosa è successo in queste elezioni? La Meloni ha vinto, oh che grande, ha vinto. Io per primo ho riconosciuto le dichiarazioni. La Meloni ha preso il 26%. La Lega ha preso una tronata, si dice a come si dice a Milano la parola tronata? Come? Trambata. Altri? È l'unica cosa su cui c'è l'unanimità in questo partito, cioè la tramba, perché voi, noi veniamo da una cultura trono, voi tramba, bene, mi piace. Allora, però si dice anche da noi, eh. Comunque, la trambata storica che ha preso la Lega fa pensare, cioè sono stati tre anni e dicevano avete il 2%, avete il 2%, hanno preso quanto noi. Noi siamo partiti un mese e mezzo prima, se ci davano tre settimane in più riprendevamo Berlusconi e la Lega tranquillamente, anche se Berlusconi devo dire Highlander straordinario, una roba incredibile, ragazzi, cioè. No, quella è arrivata dopo, casomai è TikTok. Allora, la destra non ha fatto un risultato di quelli che si immaginavano nei sondaggi, ha fatto un risultato per il quale ha vinto, e noi riconosciamo questa vittoria alla maggioranza assoluta,
ma la responsabilità di quello che è accaduto è del fatto che il PD non ha scelto una strada chiara, ad esempio appoggiando lo schieramento di Mario Draghi, non ha scelto nemmeno una strada chiara andando ad appoggiare i 5 Stelle, perché vedete, se fai la campagna elettorale dicendo che il Jobs Act è brutto e che il reddito di cittadinanza è bello, al di là che c'era candidato il padre del Jobs Act, Nanni Cini, col PD a Prato, indovinate che ha fatto? Ma che strano, vai in campagna elettorale in un collegio buono, è lì che dice forza il PD ce la può fare, arriva lei che dice oh, il Jobs Act fa schifo. No, a poi io vorrei mandare un messaggio di affetto a Tommaso Nannicini e a tutti i riformisti che hanno creduto nel sogno del PD e che hanno visto sparire questo sogno, purtroppo, anche perché alcuni li conosciamo bene. Allora, il problema è che poteva fare accordo con i grillini, oppure poteva fare l'accordo su Daria Draghi. Quello che hanno fatto, dominato dal rancore personale e dal risentimento come categoria della politica, è un errore che pagheranno le nuove generazioni. Cioè, questo è il mio invito soprattutto ai più giovani. Ragazzi, quando si fa politica, il risentimento personale ce l'avrete sempre. Ma se noi avessimo fatto prevalere le ragioni del risentimento personale tra Azione, Italia Viva, tra me, Carlo, tra i singoli, secondo voi avremmo mai ottenuto il risultato che abbiamo ottenuto? No. Invece cosa hanno fatto loro? Hanno scelto il risentimento personale come categoria della politica e hanno distrutto quella che era l'unica possibilità concreta di andare a impattare con la Meloni. Voi direte, ma perché ne parli? Ne parlo per dire che così facendo il PD è finito. E allora, nei prossimi 6 mesi ci sarà un congresso, faranno grandi analisi del voto, ci saranno chilometriche interviste, ci saranno momenti di dolore anche vero, noi non dobbiamo minimamente preoccuparsene più. Perché? Perché noi abbiamo un futuro. Quando noi chiamiamo il New Europe, cos'è questo? Immaginate che cosa accadrà da qui al prossimo anno e mezzo. Ci sarà un governo guidato da Giorgia Meloni. Vedremo che governo sarà. Io ho suggerito alla Meloni di mettere in campo i nomi migliori. Poi farà lei, noi faremo opposizione. E faremo l'opposizione diversa da come l'hanno fatta loro. Perché io me li ricordo quelli della destra urlare contro di noi. I grillini, per carità, ce li abbiamo scritti qui. Ma quante cose ci hanno detto quando venivano a disturbare le nostre manifestazioni, quando venivano in piazza a attaccarci? No, io me la ricordo, la cifra della loro opposizione. Noi saremo diversi, noi saremo inflessibili, presenteremo emendamenti, porteremo progetti alternativi e lo faremo sempre volendo bene al Paese. Nel frattempo il governo partirà, io sono circondato da gente che mi dice oh, lo fai cadere il governo? Su Instagram, contiamo su di te, dice non tolgo tavolo, ma conto su di te. E io sto rispondendo a tutti ragazzi. Lesson number one, prima bisogna farlo il governo, poi bisogna vedere che cosa farà, però mi piace che ormai c'è questo skill notevole. Allora, il punto fondamentale è che nel frattempo noi cercheremo di consolidare tutte le proposte che servono al Paese, non quindi a fare polemiche ideologiche o astratte. Lavoreremo per il Paese, ma, e qui vengo al tema problematico, Giorgia Meloni e il Paese si trovano di fronte a un periodo difficilissimo. Infatti ho visto qualcuno di Fratelli d'Italia dice ah, ci vorrebbe Draghi. Bravi! Strano, eh? L'avete mandato a casa voi, Draghi! Ragazzi, ora tocca a voi! Ora tocca a voi tirare la carretta, noi vi diamo la mano nel rispetto dei ruoli, facendo l'opposizione, ma quali sono i problemi? In ordine. Vi raccontavo degli incontri internazionali, questioni internazionali complicatissime. Io sono molto preoccupato della vicenda ucraina-russa. Non siamo mai stati vicini a un'escalation atomica come questa dal 1962, dalla crisi dei missili di Cuba. Guardate che qui non ne parla nessuno con questa necessaria chiarezza. Noi abbiamo bisogno di difendere l'integrità territoriale ucraina, perché è un principio del diritto internazionale, e dal 24 febbraio, giorno dell'invasione, noi diciamo una cosa all'Europa, giusto le sanzioni, giusto l'invio dell'armi, ma dovete mandare anche un inviato speciale, perché la pace non si fa su Twitter, la pace non si fa su Instagram, la pace si fa con la diplomazia, e la diplomazia è quella cosa per la quale
metti qualcuno a far dialogare i, quelli che possono dialogare. Vedete, quando ci fu la crisi dei missili nel 62, io, che qualcuno di voi forse la ricorda, anche se sono passati 60 anni, quindi, però qualcuno ricorda quei momenti, come fa a ricordartela? Vabbè, ho capito, è confuso crisi dei missili, ma diciamo, in quel momento ci fu un momento preciso in cui gli americani avevano due visioni all'interno, soprattutto la parte della difesa e di alcuni generali voleva andare, siccome c'era stato un momento in cui i russi avevano oggettivamente violato lo status quo, e in quel momento gli americani, i generali americani, la difesa americana faceva pressione su John Kennedy perché lui rispondesse con l'uso delle armi atomiche. Arrivarono due comunicati, due dichiarazioni ufficiali dei russi attraverso i telex di allora. In uno sostanzialmente si diceva che i russi non avrebbero mai, i sovietici non avrebbero mai fermato le loro iniziative a Cuba, e in uno si diceva che invece si sarebbero fermati e avrebbero avuto la possibilità di avere un dialogo. Fu il ministro della giustizia, Bob Kennedy, che convinse lo staff della sala ovale della Sala Bianca, della Casa Bianca, che bisognava partire a dialogare, e misero in campo delle persone in grado di aprire un canale diplomatico, tra l'altro canale diplomatico al quale non fu estraneo l'Italia. Allora Vittorio Fanfani era in contatto con Bernabei, che era negli Stati Uniti, e soprattutto con il Papa, che giocò un ruolo molto importante. Allora, perché vi dico questo? Vi dico che io ho votato per le sanzioni all'Ucraina, e per le sanzioni alla Russia e per l'invio delle armi all'Ucraina. Sono convinto di averlo fatto e sono contento di averlo fatto. Trovo che ciò che è accaduto in Russia, in Ucraina, da parte dei russi sia incredibile, e trovo che non sia giusto approvare il referendum che ieri Putin ha sbandierato. Tutto ciò premesso, con molta chiarezza e senza esitazione, dico anche che l'Europa deve iniziare un canale, deve aprire un canale diplomatico. Accanto a questo c'è il problema prospettico del mare cinese. E guardate che lì abbiamo bisogno di una diplomazia che funziona. Le Nazioni Unite sono sparite, non ne parla più nessuno, non c'è più un ruolo del segretario generale dell'ONU. Voi lo sapete come si chiama il segretario generale dell'ONU? È un portoghese, non lo conosce nessuno, perché è un ex comunista portoghese, perché non tocca palla, un po' per colpa anche, diciamo, delle istituzioni. E c'è bisogno di un ruolo diverso da parte di tutti. Accanto a questo, le conseguenze economiche, le vediamo sulle bollette oggi, non sono conseguenze della guerra, vengono da prima della guerra. Quindi i populisti diranno che è colpa delle sanzioni, non è così, perché l'aumento del costo dell'energia era partito prima. Ma quando tu avrai le bollette delle famiglie al 60% in più rispetto a 2 mesi fa, guardate che è un problema grande. Accanto a questo ci sarà un problema sul cibo. Dice Matteo, meno male è una festa oggi, eh? È una botta di vino. Voglio dirvi che di fronte a tutto questo, noi abbiamo bisogno di essere la parte davvero che continua a giocare sulla testa e non sulla pancia, a cercare di trovare le ragioni della politica. E per farlo non sarà facile per questo governo, perché quando dicono la pacchia è finita all'Europa, dicono una bestialità. L'Europa è quella che gli ha dato 200 billion per fare l'operazione sul Next Generation EU. Ma se questi soldi non ci fossero, noi oggi saremmo in una situazione di crisi nera. Attenzione, l'abbiamo visto ieri l'altro, quando la Germania, sbagliando, in modo egoista, ha scelto di fare la misura che ha fatto, vediamo se gli funzionerà, 200 miliardi messi per i tedeschi, l'Europa ti ha preso alla lettera sulla pacchia finita. Noi abbiamo bisogno di rilanciare sull'Europa, di rinnovare l'Europa, di dire davvero che siamo per gli Stati Uniti d'Europa, di dire che ora è il momento di investire sull'Europa, ora è il momento di una nuova strategia sul debito europeo, ora è il momento di una nuova strategia sul patto di stabilità, ora è il momento di andare verso l'elezione diretta del Presidente della Commissione. Cioè, noi abbiamo un progetto sull'Europa. La Meloni che fa? La Meloni fa il tweet con Vox. Lasciateli fare i tweet con Vox. Tra un mese, quando sarà a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni capirà che l'Europa non è Twitter, che non è pensabile che si continui a flirtare con Vox o quell'altro con la Le Pen. Gli ha portato bene, sì.
con o quelli con Alternative for Deutschland, si capirà che c'è bisogno di un ruolo diverso dell'Italia. E guardate che lì allora noi ci saremo, perché noi siamo gli unici che sanno dove stare in Europa, che hanno una casa, che nel 2024 hanno già il luogo dove potersi in qualche modo poter provare a costruire un'idea di Europa. Ed è bellissimo questo. Dall'altro lato, a sinistra, saranno risucchiati. Di fatto il derby interno alla sinistra l'ha vinto Goffredo Bettini e diventerà, no è così ragazzi, e diventerà chiaramente Conte sempre di più il punto di riferimento progressista, il forte punto di riferimento progressista. Tra una telefonata a Bettini e una a Donald Trump, è lui il riferimento dei progressisti. A quel punto noi abbiamo una autostrada davanti per andare sui contenuti e dire che noi vogliamo un futuro per questo paese in cui valga il lavoro e non i sussidi, in cui l'innovazione possa trovare casa in Italia. E questa è la cosa più bella che può accadere. Ed ecco perché noi abbiamo questo futuro. Io sono orgoglioso, felice e quasi commosso. Ed è per questo che vale Milano. Perché Milano è il simbolo di tutto questo. Perché le università milanesi sono il simbolo di tutto questo. Perché il terzo settore milanese è il simbolo di tutto questo. Perché i posti di lavoro creati a Milano sono il simbolo di tutto questo. Perché la cultura milanese è il simbolo di tutto questo. Capite che cosa sta per succedere? Sta per succedere una cosa difficile ma bellissima. Il ritorno della politica. Questo è quello che sta per accadere in questo paese. Chi di voi vede oltre l'immediato si rende conto che c'è uno spazio straordinario. Lasciate che litighino sui sottosegretari. È sempre successo così. Lasciate che litighino sui ministeri. Hanno vinto, è giusto che lo facciano. Lasciate che il PD chiuda la propria esperienza domandandosi se deve essere rifondato, visto anche per esempio. Noi possiamo cambiare nome, contenuti, programma e alleanze. È chiaro, quella roba lì, lasciatela in mano a Bettini e a Conte, ma noi tutti insieme proviamo a fare un'operazione diversa. Allora, per fare questa operazione diversa, e finisco rapido, non abbiamo soltanto la bellezza del risultato. Il risultato è straordinario. Ragazzi, siamo partiti in un mese e mezzo. Quanti di voi volevano di più? Dite la verità. No, non volevamo tutti. Quanti di voi pensavano di più? In questa sala, quando abbiamo aperto il 2 settembre, perché questa esperienza è nata il 2 settembre qui, anzi, grazie a chi ci ha ospitato allora come oggi. Grazie di cuore. 29 giorni fa, scherzando con la Carfagna mentre stavo per andare a parlare Carlo, io ho detto: ma se prendessimo 7,5, e lei, mamma mia, 7,5, magari prendessimo 7,5. Abbiamo preso il 7,8. Chiaro, potevamo fare di più? Sì, potevamo fare di più, certo. Ci è mancato qualcosa? Ma sì, dobbiamo migliorare, dobbiamo fare l'elenco delle cose che potevamo fare meglio. In alcune zone del Mezzogiorno non ha funzionato, anche in alcune zone del Nord. Potevamo fare meglio? Certo che potevamo fare meglio. Potevamo essere più attenti a alcune cose? Certo. Però ragazzi, se non partiamo da un dato di fatto, non si è mai visto una esperienza che, peraltro, con più Europa, che comunque ha fatto il 2,9, quindi anche rispetto a tutti i dati dei sondaggi, perché i dati di prima delle elezioni c'era anche più Europa nei sondaggi che giravano, con quello che abbiamo fatto in un mese di tempo, vi immaginate cosa possiamo fare nei 18 mesi che ci separano dalle elezioni europee, nelle quali saremo il primo partito di questo paese? E di lì ripartirà il rilancio dell'Italia in Europa. Io per primo devo smettere di parlare di passato. Il passato è un luogo bellissimo, io sono orgoglioso del mio e del nostro passato. Il passato è un luogo fantastico, guai a quelli che cancellano le radici. Io sono orgoglioso delle cose che abbiamo fatto. E lo so che abbiamo un presente difficilissimo, montagne russe in politica interna, montagne russe, come è il caso di dirlo, in politica estera. Abbiamo problemi in tutti i dossier internazionali. È un presente difficilissimo, ma abbiamo la visione. E allora vado a chiudere davvero. Raccontandovi che cosa? Raccontandovi come vedo io i prossimi 18 mesi. Io credo che noi dovremo fare un lavoro straordinario in Parlamento.
serissimo, come non è mai stato fatto in questo paese. L'opposizione seria non è mai stata fatta, non che i governi seri abbiano abbondato, ma l'opposizione seria, seria, rigorosa sui contenuti, noi la possiamo fare, e la possiamo fare se ci mettiamo tutti insieme d'accordo su alcuni valori fondamentali, che si parte dai contenuti, non si parte dalle simpatie e dalle antipatie, e che quindi valuteremo la legge di bilancio che verrà sui contenuti, e che quindi faremo degli emendamenti in positivo, ma contemporaneamente racconteremo qual è la nostra visione strategica per il futuro. E accanto a questo lavoro in Parlamento sarà fondamentale che ci sia una piena capacità di coinvolgimento da parte di tutti quelli che sono iscritti, che ci hanno votato, che ci vogliono dare una mano. E questo è un passaggio importante, perché? Perché dobbiamo farlo capire fuori che non è soltanto un tema legato a ho fatto l'emendamento singolo. Insomma, questa parte parlamentare sarà interessantissima. Poi c'è un secondo punto, che è il lavoro di costruzione insieme di questa casa. È evidente che dobbiamo farlo partendo dalle due esperienze che ci sono, Azione e Italia Viva. Ma lo ha detto Carlo Calenda benissimo, io lo condivido, non può essere soltanto Azione e Italia Viva. Quindi dobbiamo partire da Azione e Italia Viva e ringraziare le militanti e i militanti di Azione e Italia Viva, le candidate e i candidati di Azione e Italia Viva, perché senza Azione e Italia Viva non sarebbe successo niente. Però dobbiamo coinvolgere le persone, fuori c'è un sacco di bella gente, sia che votava a destra, sia che votava a sinistra, che non sa più dove guardare, che ha voglia di un progetto serio, veramente l'Italia sul serio. Questa gente c'è, dobbiamo andare a prenderla, dobbiamo andare a coinvolgerla, dobbiamo andare ad accoglierla, dobbiamo non chiuderci dentro di noi. E per farlo dobbiamo dare un occhio particolare alle nuove generazioni. Quando questo partito è il più votato nelle università, e secondo alcuni sondaggi nella fascia di persone più giovani, guardate che questo non è soltanto bellissimo, è un'immane responsabilità. E vi dico la prima cosa, il primo annuncio pubblico che faccio oggi: noi avevamo immaginato di fare come Italia Viva una scuola di formazione a Ventotene. Ho chiamato Carlo, ho detto la scuola di formazione la facciamo insieme, e la faremo insieme nelle modalità che decideremo insieme, e decideremo come coinvolgere i giovani tutti insieme. E poi successivamente, nell'arco del 2023, verificheremo come possiamo andare verso la costruzione di una casa comune unitaria, sapendo che alle elezioni del 2024 noi abbiamo già il nostro simbolo e la nostra casa. Poi naturalmente cercheremo, valuteremo, ragioneremo, rifletteremo, ma il nostro obiettivo è di più e più grande, è portare tutti gli altri paesi europei ad avere lo stesso simbolo. Guardate che l'obiettivo è quello di fare delle liste che siano le stesse in tutti i partiti, in tutti i paesi. Non c'è mai stato! Costruiamo la democrazia in Europa, i partiti politici europei! Più loro saranno sovranisti, più noi guarderemo all'Europa! Più loro metteranno muri e confini, più noi spalancheremo le frontiere, le finestre! Più loro si rinchiuderanno, più noi punteremo sui giovani! Questo sta per accadere! Ed è bellissimo, ed è bellissimo. E accanto a questo bisogna fare un lavoro sul territorio. Questo lavoro sul territorio non sarà facilissimo, perché comunque ci sono una serie di questioni, ma si può fare. E allora il motivo per cui io mi sono permesso di rompervi le scatole di sabato mattina, e oltre a dirvi grazie, perché io lo sentivo che Milano avrebbe fatto la differenza e la Lombardia avrebbe fatto la differenza, ma vi devo dare atto, e qui c'è anche un piccolo dottorino, stati buona, che la Lombardia ha fatto poco più del 10%, e quindi siete andati a doppia cifra, e io sono felicissimo del risultato a Firenze, perché abbiamo fatto il 15%. In Toscana siamo arrivati a 9 virgola qualcosa, quindi vi faccio i complimenti, perché avete superato anche la Toscana. E secondo le parole di un noto poeta e cantante, non succederà più.
non succederà più, ma è successo e io sono qui anche per pagare questo tributo di onestà intellettuale. Tutti questi motivi mi portano a dire che c'è un lavoro bello da fare e che c'è anche da bere e da mangiare, o da bere, so se c'è anche da mangiare, ma cosa? La sobrietà degli organizzatori, ho detto pagavo io, ma comunque va bene, però la sobrietà milanese meneghina si fa sentire, non avrebbe senso concludere questo nostro incontro senza dare la parola a chi rappresenta questo progetto oggi in modo più simbolico di tutti gli altri, che è l'avvocato onorevole per noi per sempre e in futuro, Lisa Noia! Milano e ringrazio moltissimo l'Emilia Romagna, c'è qui Lina, perché mi hanno accolto nella campagna elettorale in modo eccezionale. E la terza è che io ho sempre pensato che, insomma, per me la politica aveva il senso di uscire dalla mia vita, cioè di fare una cosa che non fosse per me ma fosse con altri. Per me la politica è sempre stata un'esperienza di grande amicizia cementata sull'idealità e la progettualità, quindi è il cemento più forte. E devo dire che in questi giorni io questa cosa l'ho sentita in maniera fisica, perché l'affetto, l'amicizia, anche la partecipazione emotiva di una questione che riguardava me, ma che era sentita da tante persone come una questione che riguardava anche loro, mi ha confermato questo. E quindi tu, Matteo, in campagna elettorale hai detto che, citando Piccolo Principe, che insomma quando si costruisce una nave bisogna innanzitutto ricordare il mare, poi preoccuparsi di chi fa cosa. Io dico adesso noi siamo in mare e secondo me in questo lungo viaggio ci sono momenti in cui uno ha un ruolo, momenti in cui ne ha un altro. L'importante è che insomma si navighi sempre dalla stessa parte e io sono convinta che davvero questo progetto, cioè di questo progetto Italia ha bisogno, e quindi io e noi sentiamo questa responsabilità fortissima, e a Milano noi dobbiamo veramente fare un lavoro importante perché c'è un'aspettativa che io sento, cioè se noi mancassimo questo appuntamento credo che daremmo una delusione a tante persone che non ci possiamo permettere, quindi insomma io comunque mi sento parte di un grande progetto e darò il contributo che potrò. Questa è l'unica bottiglia che c'è per lo stile meneghino, quindi c'è un goccio, potete... Lisa sta dicendo che quando la decisa di stare di ordine è un problema per tutti, quindi...